Voglio la massima disponibilità dei calciatori. Posso garantire che suderanno la maglia in ognuna di queste quattro finali. Poche parole ma incisive, quelle del nuovo allenatore dell'Aquila, Giacomo Modica, presentato ad Amatrice questo pomeriggio, dove la squadra è in ritiro per preparare la prima delle ultime quattro gare della stagione in programma domenica al Fattori contro il Siena. Modica ha subito lavorato sul campo di Amatrice con la sua nuova squadra, ma la domanda delle ultime ore è come giocherà la sua L'Aquila? Storico collaboratore della Boemo Zeman, il marchio di fabbrica è il 4-3-3, ma sul modulo tattico da utilizzare per questa avventura il neotecnico rossoblu spiega. Io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare, ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso, ho bisogno anche di parlare un po' con loro, parlare un po' con loro e capire se la disponibilità è totale, eventualmente ad avere la possibilità di fare quello che io ho in testa. Perché ribadisco, non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori. Ce n'è bravi di talento, bravi che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa, un qualcosa di diverso, perché Di Domenico è un giocatore importante, Perna è un giocatore importante, Ceccarella è stato un giocatore importante, bisogna ripristinare un po' quello che è il sapere cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo, ma io conto di recuperarlo, spero nella sua volontà. So se è un giocatore importante, non me ne vogliano gli altri, ce n'è i giocatori bravi che possono dire la loro in questo campionato. E quindi, siccome non si gioca a livello individuale, ma si gioca a livello di gruppo, mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte. Chi ha 6 da 6, il 6 lo porteremo a 6 e mezzo. Una cosa è certa, suderemo la maglia, quello è sicuro. Poi non so dove arriveremo, ma la maglietta la suderemo. Io sono del parere che qualsiasi esonero è un fallimento. Questa mattina mi sono visto con il mister Perrone e abbiamo scambiato due battute. Chiaramente ognuno di noi è dispiaciuto e mortificato per l'accaduto, però sappiamo che in queste circostanze chiunque sta nel calcio è consapevole di quello che possa avvenire. Però non dobbiamo dare tutto per scontato. Noi, se abbiamo fatto un'azione del genere, non l'abbiamo fatta nei confronti della persona, perché noi con Carlo veramente abbiamo instaurato un rapporto di amicizia, di collaborazione e siamo stati veramente bene in tutto questo periodo. Però adesso c'era bisogno, insomma, di dimostrare che la società non si ferma davanti a niente, la società deve per forza di cosa dimostrare che noi, che ha la voglia e la volontà e la forza per poter andare avanti e ricreare, insomma, quel brutto periodo e quindi ridare la voglia e la volontà a tutti coloro che ci seguono e a noi stessi anche forse di più per poter uscire da questa situazione terribile che
sono i play-out. Adesso abbiamo scelto un nominativo che secondo me era fra i più papabili nel momento. Abbiamo studiato su di lui, noi insieme a tutto lo staff, a tutta la dirigenza e al direttore sportivo che ha dato la possibilità di incontrare Giacomo Modica. Conosciamo il personaggio, sappiamo che in questo momento lui può fare la differenza e dobbiamo crederci perché, ripeto, non ci siamo fermati mai davanti a niente e non ci fermeremo neanche adesso. Quindi siamo tutti compatti, siamo una grossa società che non ha paura di niente e in questo momento lo stiamo dimostrando. Grazie. Io dico che ci sono situazioni che sono obbligate, bisognava tirare una linea perché dopo 7 giornate 3 punti probabilmente ci hanno gettato sconforto a tutti quanti, tifoseria, proprietà, calciatori, quindi era il momento di fare un cambiamento. Abbiamo avuto la fortuna di trovare disponibile la persona che volevamo, poi perché il suo gioco, la sua esperienza parla chiaro, insomma, è un mister di cui non abbiamo bisogno, insomma, di fare celebrazioni. È stata una sconfitta perdere Carlo Perrone, io sono anche amico personale di Carlo, quindi mi è dispiaciuto da matti, però questo è quello che il pubblico, che la piazza si aspetta da una società seria. C'è stato il ritiro, come succede quando ci sono momenti di crisi, e c'è stato il cambio del mister. Noi ci sentiamo di aver fatto tutto quello che è nelle nostre possibilità. Fino a 10 giorni fa, 15 giorni fa, chi l'avrebbe mai pensato a questa situazione? Se si vinceva col Prato non ci saremmo trovati a questo punto. Purtroppo è andata così e questo è quello che deve fare la società. Credo di aver dato una risposta insieme ai miei soci alla piazza, una piazza che ci ha anche trattato molto male, anche perché alla sofferenza di Prato si sono aggiunte pure le ingiurie e come tifoso già soffrivo perché l'Aquila aveva perso, mi sono dovuto pure prendere gli accidenti e le maledizioni e questo fa ancora doppiamente più male. Comunque dico, rispondo a questi signori e rispondiamo coi fatti. Questo era quello che dovevamo fare e questo abbiamo fatto. Spero che e siamo convinti di aver fatto la cosa migliore. Grazie. Riguardo, non mi piace, cioè non, quando c'è un esonero è stato già detto tutto, poi si rischia di diventare retorici. Noi dobbiamo guardare avanti perché questa è una società viva, questa è una squadra viva. Malgrado il De Profundis a questa squadra sia già stato cantato più di una volta, noi siamo qui, ci saremo fino alla fine, insieme alla società, e fino alla fine saremo un osso duro per tutti, per chi ci avrà, chi ci incontrerà in campo e per chi ci ha già cantato la messa più di una volta. Questa è una squadra che lotterà fino alla fine, darà il massimo e sono certo che cominceremo a farlo già da oggi. A tutti noi è dispiaciuto tantissimo l'esonero di Perrone, però dopo un'annata così particolare che abbiamo affrontato con tantissime difficoltà, nell'ultimo periodo, diciamo, che non sono venuti questi risultati, ci è sembrato, diciamo, anche a malincuore l'esonero, diciamo, di Perrone per cercare di portare a casa una salvezza che pensiamo che sia meritata. Dopo tante difficoltà, penalizzazione e tutto, non ci potevamo permettere di continuare come stavano andando le cose. No, io volevo, chiedo scusa, volevo semplicemente salutare Carlo, perché capisco, può sembrare banale perché poi si dice morte tua, vita mia, però in questo caso nutro una profonda stima e un grande affetto per Carlo, lo conosco da tanto tempo e quindi auguro il meglio e i migliori successi per il suo proseguo. Ringrazio la società per aver pensato a me per traghettare per queste
restante partite l'Aquila, sono onorato di essere qui con loro, di far parte di questo team, di questa famiglia e cercare di risolvere quelli che allo stato attuale si chiamano problemi, problemi di classifica, quindi vediamo un po', abbiamo 4 partite, mi aspetto grande disponibilità da parte della squadra, mi aspetto grande disponibilità da parte di tutti affinché si possa venire fuori da questa situazione che si è creata nelle ultime partite, perché se così non fosse stato probabilmente, anzi escludo il probabilmente, non sarei qui presente io, e quindi dal momento che ci sono, siccome ho voglia di far bene, sono abbastanza motivato, abbastanza determinato a cercare di fare il meglio che si può, ma da solo non ce la posso fare né ora e né mai se non ho disponibilità assoluta da parte dei giocatori, quindi questo è il mio pensiero, andiamo avanti, lavoriamo e vediamo quello che viene fuori. Stavo riflettendo un attimino mentre parlavi, incoscienza o coraggio? A 4 giornate della fine, con dire che hai preso una patata bollente, secondo me è pleonastico, insomma, no? Penso tutte e due. Tutte e due, immaginavo. Che sia pleonastico, sai che oltre alla patata bollente della squadra, dei risultati, del campionato, della salvezza, i 12 punti, tutto quello che vogliamo, c'è una piazza inferocita, c'è una piazza che non vuole retrocedere, non è una piazza molto numerosa, però quei pochi che ci sono, quei pochi che vanno allo stadio, sono inferociti contro i giocatori, sono inferociti contro la società, sono inferociti con tutti, erano inferociti anche contro Carlo Perrone, è il dato di fatto, insomma. Che tu cosa pensi? Ma è il nostro lavoro, è il nostro mestiere, quindi come nella vita c'è una salita, c'è una discesa, c'è un momento in cui le cose vanno benissimo. Io non penso che tu abbia la bacchetta magica. Neanche io lo penso. Quindi non penso che tu abbia la bacchetta magica. Cosa pensi e su cosa pensi devi lavorare da subito in questo video? Ma intanto mi fa ben sperare il fatto che questa squadra a 36 punti ufficiali, quindi tanto scarsa non è. Che Carlo abbia fatto un buon lavoro, magari è entrato in crisi nelle ultime partite come risultati e quindi la società ha scelto in funzione di dare una scossa probabilmente un cambio, quindi ci sta tutto. Io mi aspetto, ribadisco, grande dedizione, grande professionalità, rispetto dei ruoli, mi aspetto che la squadra esprima quello che ha dentro e forse un po' di più in questo momento. Non so dove arriveremo, perché c'è una porta principale e c'è una porta secondaria. Io mi auguro che noi possiamo tutti insieme entrare dalla porta principale, cioè quindi evitare i play-out. Ma se così non fosse, e speriamo di no, c'è una seconda chance, che è quella di vincerle e mantenere quella che è la categoria. È chiaro che io a 4 partite dalla fine non ho bacchetta magica, però ho voglia, ho dedizione, ho amore, ho desiderio di mettermi in discussione, e così come ce l'ho io, poiché i risultati non sono stati eccezionali, devono averlo anche i giocatori, perché va nel rispetto di una società, va nel rispetto di una città, va nel rispetto loro e va nel rispetto di tutti, perché poi i contratti piacciono a tutti, perché poi la permanenza in questa categoria diventa fondamentale e diventa un passaggio importante dare seguito a quella che è la loro carriera, così come potrebbe essere la mia. Quindi ci guardiamo bene intorno e capiamo che non si può scherzare più, il tempo stringe, mancano poche partite e bisogna dare il meglio di noi stessi, ognuno per quello che ha. Possiamo dire allora che da quando il campionato ha fatto vedere sinora di questa squadra che abbiamo qualche difficoltà a segnare, ma non abbiamo difficoltà, anzi facciamo i salti mortali per agevolare gli avversari, per farci fare i gol, insomma. Questi due sono gli aspetti principali di questa squadra. Prendiamo troppi gol per errori individuali, per distrazioni, per anche cause fortuite, ma prendiamo troppi errori e non riusciamo sempre a segnare. Oppure manchiamo tante occasioni, oppure non riusciamo a concretizzare le occasioni che abbiamo. Sono questi due punti che tu pensi di dover particolarmente curare per poter ottenere quei famosi 12 punti che diceva prima il dirigente? Io devo curare la squadra, perché ribadisco, se siamo là qualche problema,
non è una squadra da buttare via, ma se siamo a 36 punti meno i 7 della penalizzazione, 29, qualche problema ce l'abbiamo. Non siamo così scarsi da dire siamo morti. Siamo, diciamo, per usare un eufemismo, siamo in ospedale con l'ossigeno messo, ma non siamo morti. Sta a noi cercare di dare un input, un impulso diverso a quello che è stato finora il campionato, anche se penso di poter dire non sono partiti per vincere il campionato. Poi è chiaro che nel calcio niente ti dice niente, e mi spiego, cioè magari pensando di avere una squadra meno forte di tante altre, alla fine se tutto quadra puoi riuscire a vincere il campionato, perché io non noto fenomeni in giro. Però in questo momento bisogna prendere la consapevolezza che questa è la classifica, questo è il momento e da qui noi dobbiamo uscire. Adesso se siamo bravi a fare più punti possibili è un bene per tutti, non so quanti ne possiamo fare, però è l'obiettivo quello di riuscire a evitare play-out. Ribadisco, è importante che tutto funziona alla perfezione, ognuno per il suo. Siccome sono arrivato io adesso, io sono pronto ad assumermi le mie responsabilità, ma dietro di me ci deve essere lo Stato Maggiore che cammina pari passo a quello che è in questo momento Aquila Calcio dice. Problemi da risolvere e si risolvono insieme, con la grande partecipazione degli interpreti principali, i giocatori, insieme all'allenatore. Che non hanno più alibi. Beh, penso che ora sono finiti gli alibi, certo. Certamente, un mese a finire il campionato sono finiti gli alibi. Quando viene sollevato l'allenatore poi non ci sono più alibi per i giocatori. Hanno detto poc'anzi la mia società che è una sconfitta loro, è un dolore per tutti, ma non è solo una sconfitta loro, è anche una sconfitta per i giocatori. Spesso penso siano anche legati a Carlo, considerando che li ha portati lui e li ha avuti prima lui. Quindi, voglio dire, dobbiamo essere tutti bravi a cercare di cambiare marcia, cambiare passo e dare quelle soddisfazioni che Carlo non è riuscito a prendersi. Due domande per il mister e una per la società, ne approfitto. Per il mister, andando un po' più sul tecnico, lei Zemaniano 4-3-3, pensa di far giocare così la squadra o già anche un'idea sul modulo di gioco, se conosce bene qualche giocatore, perché so che ha visto anche per intero alcune partite dell'Aquila durante l'anno. E per la società, visto che in estate si era parlato di un progetto anche a lungo termine con Carlo Perrone, dopo un anno un po' di sofferenze, se si può dire che è caduto un progetto adesso per cause di forza maggiore con questo cambio nel finale di campionato? Grazie. Io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare, ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso, ho bisogno anche di parlare un po' con loro. Parlare un po' con loro e capire se la disponibilità è totale eventualmente ad avere la possibilità di fare quello che io ho in testa, perché ribadisco, non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori. È come costruire una casa: se non c'hai la manovalanza giusta, se non c'è l'architetto giusto, la casa con un colpo di vento poi ti cade. E io non sono venuto qua per niente, io sono venuto qua per fare bene e ho bisogno della loro disponibilità. Attraverso quello che andremo a parlare noi con la squadra, che rimane una cosa nostra, poi vedremo un po' quello che posso fare. Giocatori che già conosce? Ma ce n'è bravi, di talento, bravi, che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa, un qualcosa di diverso, perché Di Domenico è un giocatore importante, Perna è un giocatore importante, Ceccarelli è stato un giocatore importante. Bisogna ripristinare un po' quello che è il sapere, cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo, ma io conto di recuperarlo, spero nella sua volontà. So se è un giocatore importante, non me ne vogliano gli altri, ce n'è i giocatori bravi che possono dire la loro in questo campionato. E quindi, siccome non si gioca a livello individuale ma si gioca a livello di gruppo, mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte. Chi ha 6 da 6, il 6 lo porteremo a 6,5. Una cosa è certa, suderemo la maglia, quello è sicuro. Poi non so dove arriveremo, ma la maglietta la suderemo. Che Carlo magari poteva avere dei presupposti per quanto riguarda l'obiettivo e per quanto riguarda il futuro, questo se n'era parlato.
però in questo momento non possiamo pensare ad altro che pensare a salvarci. E siamo tutti convinti che Giacomo farà, da come parla, darà il meglio di se stesso e lo pretenderà anche dalla società, dalla squadra e da tutto lo staff che lo circonda. Noi in questo momento pensiamo a questo, non pensiamo ad altro, e dopodiché per il futuro ne riparleremo in un altro momento. Volevo sapere da lei se le era già capitato in una carriera molto importante comunque di trovarsi in una situazione del genere, se sì come l'ha affrontata e se no con quali motivazioni. Poi volevo sapere da Davide, che mi sembra insomma che abbia seguito molto bene Perrone nel finale della sua esperienza, che cosa in questo momento consiglierebbe a mister Modica? Ma io mi sono trovato, prima di andare alla Roma, sono andato a Lecco a gennaio, dopo i 4 anni di Celano di seguito sono andato a gennaio a Lecco e ci sono andato prendendo la squadra ultima a 12 punti dai play-out, ma era gennaio. Siamo arrivati a fare i play-out, li abbiamo persi poi a Mantova, ma abbiamo fatto quello che dignitosamente potevamo fare, recuperando tutto quello che c'era da recuperare. Infatti numericamente abbiamo fatto gli stessi punti del Treviso, che ha vinto il campionato quell'anno. Quindi questa è stata la mia esperienza di da subentrare un altro allenatore. Poi non ho mai avuto questo piacere o dispiacere, mettiamola come meglio crediamo. Ribadisco, per me è fondamentale che ci sia una componente chimica, che è quella di ripristinare tutto l'ambiente. Confido molto, anche se sono arrabbiati, nell'apporto e nell'appoggio della tifoseria, così come confido molto nell'appoggio della squadra, così come confido molto nell'appoggio vostro, così come confido molto nell'appoggio della società. Abbiamo un unico obiettivo, che per tutti penso sia una gioia poter dire: l'Aquila è rimasta in Serie C. Stringiamoci intorno, lavoriamo e alla fine tiriamo le conclusioni. Io non so chiedere nulla di più, poi se ci meritiamo gli applausi, io spero che questa amarezza riusciamo a trasformarla poi in gioia e portarceli dietro i tifosi, perché dobbiamo essere noi bravi a riconquistarli e avere quelle soddisfazioni che ognuno di noi poi si merita. Tutto qua, il calcio è fatto di soddisfazione, di momenti dove il dio denaro conta tanto per tante altre, e ci sono anche tante altre persone che al di là del dio denaro contano anche le soddisfazioni, che sono parte importante della vita. Diciamo che il mio consiglio alla fine è relativo, perché con l'esperienza che ha il mister già lui sa come deve comportarsi. Quello che posso dire è che da quello che ho visto io nell'ultimo periodo mancava un po' di voglia in più ai giocatori di lottare in mezzo al campo. Quindi se posso dare un consiglio è questo, di far tornare ai giocatori all'interno dello spogliatoio, anche con il pugno duro se necessario, la voglia di sudare ancora di più per questa maglia e di lottare ancora di più per mantenere questa categoria. Siamo sicuri che torneremo ad un equilibrio tra tutti e 22 giocatori, anche perché si sa, quando arrivi a 4 giornate alla fine con lo stesso allenatore, delle gerarchie alla fine si arriva ad ottenerle, quindi c'è il giocatore che lotta un po' di meno perché pensa di avere il posto sicuro. Adesso stanno tutti allo stesso piano, tutti si devono impegnare a dare il massimo per farsi notare dall'allenatore, poi siamo sicuri che lui farà le scelte giuste e riporterà il giusto entusiasmo alla squadra per vincere queste ultime partite. Serio, mi hai sollevato un'ultima domanda. Nella tua idea di gioco, quanto è importante la tattica, lo schema tattico? È un qualcosa vincolante o è un qualcosa che può essere tranquillamente adattato a quelle che sono le potenzialità, le attitudini e le peculiarità dei giocatori? Ma quello è fondamentale anche, però io penso che l'allenatore sia allenatore e l'allenatore è chiamato per incidere, non per portare il secchio ai giocatori. Io faccio l'allenatore, non faccio il gestore, anche se in questo momento hanno bisogno di essere gestiti. Tattica è fondamentale, sapere stare in campo, sapersi muoversi insieme è un qualcosa di grandioso. È la squadra che gioca, non il singolo. Il singolo, se mette la sua bravura, la sua classe, il suo sapere al cospetto degli altri, è un qualcosa di magico.
ci manca dobbiamo una vedere. Partita e lo so, ma io sono stato chiamato adesso, io devo fare tutto quello che umanamente è possibile. Tu devi fare i risultati. Io devo fare quello che... All'allenatore si chiama di fare i risultati. Prima Davide ha detto 12 punti, quindi... E questo che si chiede all'allenatore. Noi confidiamo in lui e siamo sicuri che farà del meglio. 12 punti a sognare, ma nessuno ci impedisce di ottenerli. No, abbiamo tre scontri diretti, il Siena che ha chiesto tutto il campionato, gli altri tre scontri diretti, squadre alla nostra portata, quindi non vedo perché non sperare nei 12 punti. Ma io sono B. Ci sarà un collaboratore con lei? Sì. Si può sapere di chi si tratta? Qualcosa per poter capire se è fattibile o meno la cosa. Stiamo vedendo, comunque ci sarà sicuramente visto un collaboratore. Non c'è un nome, non si può dire. No, ancora no, no, però stiamo valutando. Vi aggiorniamo noi, ma non perché non vogliamo, ci sono delle situazioni che dobbiamo risolvere. In settimana comunque? Sì, non, massimo 48 ore. Ad Amatrice, con un nuovo allenatore in ritiro, l'Aquila ha presentato proprio oggi Modica, una scelta dolorosa immagino, vicepresidente Mancini, anche perché lei era anche amico dell'ormai ex allenatore dell'Aquila, Carlo Perrone. Perché si è arrivati a questa scelta a 4 giornate dalla fine? Una scelta rischiosa, le chiedo. La scelta è stata molto forzata, io non avrei mai rinunciato a Carlo Perrone, credo in lui e nelle sue qualità. Purtroppo la piazza, un po' la paura di dover dare un segnale, questo ritiro, il nuovo allenatore, insomma dimostra che stiamo facendo tutto quello che è possibile e che non ci siamo mai tirati indietro. Purtroppo ne ha pagate le spese Carlo, una persona che stimo, una persona con cui ero convinto di fare un progetto, un percorso più lungo. E chi lo sa, però le strade si riuniscono in qualche modo, spero tanto, perché Carlo è una persona a cui devo tantissimo questi risultati ed è stato molto sfortunato. Se non avessimo perso col Prato, oltretutto insomma, abbiamo fatto 2 tiri in porta, un palo, un gol annullato che era buono, altri 6 tiri che sono andati fuori, lui hanno fatto 3 azioni, 3 gol, purtroppo siamo molto sfortunati. Se non ci fosse stato questo incidente probabilmente non stavamo qui e non avremmo magari pensato a migliorare qualcosina, ma insomma non a buttare tutto all'aria. Ecco, ha nominato Prato e incidente. Io unisco le due parole, un incidente diplomatico con i tifosi, sono volate anche delle ingiurie nei vostri confronti, è stata una giornata dolorosa anche da questo punto di vista. Cosa si sente di dire un po' alla piazza? Ma io mi sento di dire che insomma io vado lì perché prima di tutto, a parte sono impegnato con questa squadra, ma sono anche un tifoso, quindi per me quella sconfitta già era una botta pesantissima. Sentirmi pure augurare la morte è stata una cosa veramente orribile, soprattutto perché accanto Corrado aveva anche il figlio e vedere un bambino in lacrime, insomma, è una cosa che disgusta. Se questo non può essere il calcio, queste persone secondo me non sono il calcio che voglio. Questo signore che ha fatto queste urla, queste invettive contro chi poi sta facendo di tutto per divertirsi e per far divertire. Non è che possiamo essere messi sulla croce se non c'è un risultato, se siamo stati sfortunati e se va bene abbiamo fatto il nostro dovere. Siamo tifosi come loro, o ci rispettiamo oppure ognuno va la sua strada. Direttore Battisti, ormai bisogna guardare allo stretto presente, allo stretto futuro. Nuovo allenatore Modica, le chiedo perché questa scelta, perché è caduta proprio su Modica? Ma perché è un allenatore che ha una grande fame, una grande voglia di mettersi in discussione, è un allenatore che si gioca tanto, che ha un'esperienza importante, è un uomo, sa gestire gli spogliatoi ed è un allenatore che ha una mentalità propositiva, offensiva. E quindi noi in queste partite dobbiamo cercare di ottenere il massimo dei punti e pensiamo di aver individuato la persona giusta. Ecco, al di là delle 4 partite del finale di stagione non può ricadere anche un pensiero su Carlo Perrone. C'era un progetto probabilmente societario, tra l'altro la dirigenza ha fatto intendere che forse si potrebbe anche riprendere un rapporto in estate. Io la parola progetto penso sia la più abusata e la più finta che esiste nel mondo del calcio. Oggi i progetti forse in Serie A qualche squadra. Parliamo delle cose serie, delle cose vere. Carlo Perrone è un grande uomo, è un grande allenatore ed è una persona alla quale sono legato da rapporti umani, non solo professionali. Quindi sicuramente l'esonero, Carlo paga errori non solamente suoi, errori di tutti, per cominciare errori miei,
che probabilmente non sono stato in grado di mettergli a disposizione una squadra che magari poteva fare un lavoro migliore, e quindi si sa, paga l'allenatore quando i risultati non vanno. Però noi dobbiamo guardare avanti, e Carlo, a Carlo andrà il mio pensiero l'8 di maggio quando saremo salvi, quindi il mio primo pensiero sarà per lui e la mia prima dedica sarà per lui. Però noi dobbiamo guardare avanti perché abbiamo 4 partite dove noi dobbiamo fare di più, perché credo che questa squadra possa fare di più, non solo debba, quella è scontata e retorico, ma questa squadra può fare di più e da oggi dobbiamo iniziare a farlo e dimostrarlo.